Benvenuti in questo nuovo video, siamo qua alla Mordi Vita da Gangster. Come avete visto nel video di ieri, abbiamo assaltato il Bronx e ci siamo vendicati finalmente come volevamo noi. Li abbiamo ammazzati tutti, ragazzi, ma non finisce qui. Stamattina, per sfizio, ci sono passato e c'era la polizia, giustamente. La polizia, la scientifica, i coroner, stanno facendo le foto, stanno prendendo i cadaveri, tutte queste cose qua, ragazzi. Eppure, ieri non ci siamo rubati le auto di lusso del Bronx, sempre che ce ne siano. In questo video, Franklin, cosa ha pensato di fare, ragazzi? Allora, come vedete, qua ci sono i membri di ieri, ragazzi. Cosa faremo? Allora, li farò picchiare, ok, per finta. Faranno una specie di scazzottata tra loro due. Chiamerò la polizia, ok? A un certo punto esco io, ragazzi, e con la pistola li punto e gli dico: senti, anzi, sentite, fate quello che vi diciamo o vi ammazziamo a voi e alla vostra famiglia, perché comunque sappiamo pure se hanno i figli, dove vivono, così comunque questi qua si convincono di più. Poi cosa faremo, ragazzi? Gli diremo: dovete andare al Bronx e mi dovete far passare con questo, ragazzi. Vedete, ho rubato pure questo, è un bellissimo Iveco Daily dell'ACI Soccorso Stradale, e ci fingeremo appunto un addetto dell'ACI che deve recuperare macchine sequestrate. Ma quelle macchine, ovviamente, ragazzi, andranno a noi, le ruberemo noi. Ma che genialata è questa, ragazzi? Diamoci da fare, ragazzi, facciamo questa scazzottata, chiamiamo la polizia e vediamo un po'. Perfetto, ragazzi, questi qua si stanno picchiando. Facciamo subito, chiamo un attimo la polizia qua a Los Santos, ragazzi. Perfetto, ragazzi. Che, ragazzi, ho chiamato la polizia dicendo che comunque c'è una rissa in corso. Io adesso mi metterò qua con una pistola. L'avete visti? Ok, ok, ok. Facciamoli fermare, facciamoli fermare. Ok. Fermi. 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 State tutti quanti giù, alzate le mani subito. Adesso le domande le faccio io, dico io le cose, non è più la polizia a fare le domande, adesso le faccio io. Allora, ascoltatemi molto bene, mi dovete ascoltare bene, se no morirete, eh? Non ci metto proprio niente, vi ammazzo. Allora, adesso dovete portarmi nel Bronx. So che comunque stanno facendo le verifiche, la scientifica, la polizia, eccetera. Adesso dovete portarmi là e dovete farmi passare, dicendo che sono l'addetto dell'ACI che deve sequestrare le macchine delle persone che stavano là. Vi dico subito una cosa, prima di fare scherzi, perché voi siete capaci di fare scherzetti con questa radio, vi conosco bene, ok? So dove abitate, so dove vanno i vostri figli a scuola, so tutto di voi. Quindi, qualsiasi scherzo fate, se non morite voi, morirà qualcuno della vostra famiglia. Quindi, mi raccomando, fatemi entrare là e andatevene, ok? Dicendo che sono l'addetto. Fatemi entrare là, mi raccomando, eh. Se va qualcosa storto, c'è qualcuno che già sta puntando la vostra casa. La sta già puntando. Ok? Ok. Perfetto, ragazzi, perfetto. Mi raccomando, eh. Mi raccomando. Se no vi sparo qua adesso se fate gli scemi. Perfetto, ragazzi. Andiamo nel Bronx. Devono fare i seri, ragazzi. E soprattutto non dovranno mai parlare di quello che è successo. Non dovranno mai parlare, ragazzi. Mai, mai. Perché io ho detto bene dove abitano. Sanno bene dove abitano, ragazzi. Sanno bene dove abitano. Quindi non dovranno proprio parlare questi qua. Perché sono morti, sono morti. Qualsiasi cosa pensano di fare, denunce. Appena vedo un poliziotto là, grob, ragazzi, so bene con chi me la devo prendere. Anche se non sono stati loro, me la prenderò con loro. Perché siamo stati chiari, ragazzi, siamo stati chiari. Siamo nel Bronx. Speriamo che sappiano cosa fare, ragazzi. Qua c'è un mucchio di polizia. C'è un mucchio di polizia proprio. Ok, perfetto, ragazzi, mi hanno detto che posso entrare. Ottimo così. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Mamma mia, ragazzi, dove stiamo andando? Buongiorno. Ci avete chiamato? Sì, ok.
Ora ci penserò io con queste macchine qua. Comunque, ragazzi, guardate qua il macello che abbiamo combinato ieri. Questi qua stanno ancora a fare le indagini, le analisi. Comunque, stanno cercando di capire chi ha sparato, chi non ha sparato. Finora nessuno sa niente, ragazzi. Abbiamo agito con violenza, ma soprattutto comunque molto stealth e nascosti. Infatti, questi qua sono tutti cadaveri che man mano stanno raccogliendo, ragazzi. Li stanno portando all'obitorio. Comunque, tante cose, perché poi comunque li devono schedare, devono capire a chi appartenevano. Sapete come fanno le indagini la polizia? Comunque, ragazzi, qua sono proprio a posto di blocco. Proprio a posto di blocco tattico. Vedo la Fiat Bravo, ragazzi, la Volvo, la 159, l'ambulanza, ragazzi, non si capisce più niente. Comunque, facciamoci i fatti nostri. Buongiorno, agente. Buon lavoro. Mamma mia, ragazzi, ecco le macchine che dobbiamo sequestrare, tra virgolette, secondo loro. E qua vedo subito una Ferrari puro sangue, ragazzi, mai vista. Non ce l'ho neanche nella mod di vita reale, perché qua vedo già qualche acchittata pazzesca, vedete? Quindi abbiamo tutto, diciamo, la vernice di rosso, comunque Torino, come si chiama, rosso Ferrari, con questo particolare, ragazzi, immenso, ti capito? Con questa specie di c'è di livrea fantastica, ragazzi, e soprattutto, come vedete, abbiamo delle borse qua dentro, borse firmate Louis Vuitton. Questa qua è proprio una Ferrari pazzesca, ragazzi, guardate qua, è una Ferrari pure col tetto stellato, ma tanto adesso abbiamo modo di vederle. Poi, ragazzi, qua abbiamo la Lancia Delta, guardate qua che figata, Lancia Delta nero opaco, tetto rosso, vetri neri, proprio gangster style. Da questa parte qua abbiamo una BMW M4, pure questa qua kittata, ragazzi, a non finire. Vedete come anche loro sapevano il fatto loro, ovviamente, per quanto riguarda le macchine. Questa qua è una Kawasaki H2, ragazzi, mai vista. Secondo me deve essere potentissima questa qua. Guardate qua che Kawasaki, un po' graffiata perché sicuramente questi qua ci facevano gare, robe. Di qua abbiamo, credo che sia una Cadillac. Sì? Un Escalade, ragazzi, sempre con le borse, e soprattutto qua non hanno toccato niente, dobbiamo sequestrare tutto noi. Abbiamo un Mitra, dei soldi, ragazzi, sempre borsa con soldi, suppongo. Questa che cos'è? Erba? Wow, ragazzi, erba, erba e soldi, mamma mia, questa è proprio la macchina gangster style, fucili qua, non si capisce più niente, ragazzi. Di qua abbiamo una BMW M5, ragazzi, competition pazzesca pure questa. Guardate qua, tutta accessoriata, tutta full optional. Invece da questa parte qua, rarissima, che non ho mai visto neanche io, che non ho mai usato neanche io, Alfa Romeo 159, ragazzi, versione wagon, station wagon. Mamma mia, guardate qua che chicca oggi, Alfa Romeo 159 station wagon. Da questa parte qua ragazzi abbiamo la Rolls Royce Cullinan, se non sbaglio. E da qua, ragazzi, abbiamo la Mercedes S63 AMG. Allora, io direi subito di metterci al lavoro. Cerchiamo di portarci più macchine. No, 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 proviamo la moto. Oddio, Madonna mia, ragazzi, che cos'è? Madonna. Si impennava vicino alla polizia, non mi vedo. Ma quanto è potente! Oh mio Dio! Ragazzi, è una scheggia sta moto! Madonna mia! Poi passiamo un attimo a questa, vai, S63. Ve le faccio vedere bene tutte prima di rubarle. Wow, ragazzi, guardate questa con i cerchi forgiato. Questa è proprio alto gangster style, a non finire, ragazzi. Vabbè, comunque ve le faccio vedere tutte in tal caso, tanto poi caricate non ha senso. Questa pure è veloce, ragazzi, eh. Madonna mia.
Allora, mettiamocele tutte qua in fila, dai. Almeno comunque arrivando qua ce le possiamo provare tutte, ragazzi. Poi vediamoci l'alfa, ragazzi. Interessante pure questa. Molto interessante, ragazzi. Guardate qua che figata. Alfa Romeo 159. Mi piace questa, ragazzi, perché se la facciamo tutta nera, cambiando i cerchi, tutta bassa, tutta potente. Questa qua nelle rapine pure dà il massimo di sé, secondo me. Guardate qua. La potenza ce l'ha, eh. Anzi, mo faccio una bella cosa, ragazzi, adesso. Facciamo una bella cosa, me le metto qua. Queste macchine tanto non saliranno mai là sopra, tanto la polizia non viene qua dietro. Me le inizio a mettere qua, parcheggiate. E poi dopo chiamerò i families e gli dirò comunque di venire qua, che ce ne andiamo tutti quanti insieme a piedi, ognuno con la macchina sua, senza portarci il furgone. Io me ne vado con la moto. Almeno uno se ne andrà col furgone, giusto per far vedere, ragazzi. Questo è un bel pezzaccio, ragazzi, di questo rosso. Guardate qua che figata. Pure corre, pure corre. Pure è tenuta pure abbastanza bene, ragazzi, questa macchina qua. È tenuta pure abbastanza bene. Non lo so perché questo tetto rosso, sinceramente. No, vabbè, ragazzi, qua stiamo proprio esagerando. Qua stiamo proprio esagerando. Sapete che invidia Franklin di Mod Vita Reale che non può avere sta macchina, ragazzi. Cioè, stiamo parlando della Ferrari Purosangue, tetto stellato, Mansory, non si capisce più niente, ragazzi, qua vicino. Guardate qua. E poi è molto più veloce di quella della Mod Vita Reale, ragazzi. Guardate qua, si alzano troppo. Ok, mettiamocele qua. Tetto stellato, pazzesco, ragazzi, pazzesco. Guarda questo. Bellissima, ragazzi, questa M4. Bella, bella, ragazzi, bella. Bella, ragazzi. Mettiamola qua. E adesso, ragazzi, ci prendiamo la Rolls Royce. Poi basta, chiamerò i families, li farò venire qua dietro. E poi ce ne andiamo tutti quanti insieme al gruppo con queste macchine qua. Tanto questi qua sono ancora da esaminare, ragazzi. Carina pure questa. Tetto stellato. Bella, ragazzi, bella, bella, bella. Perfetto, mettiamoci qua, ragazzi, faccio venire pure il furgone. Perfetto, ragazzi, vado ad avvisare la polizia. C'è su sta moto qua. Oh. Spegni, spegni. Ok, agenti, tutto a posto, eh. Noi queste macchine le porteremo al deposito giudiziario e poi nel caso ve la vedete voi, va bene come sempre. Grazie mille. Fammi salutare pure a questo qua. Uè, uè. Grazie mille della scorta, eh. Mi raccomando. Ok? Mi raccomando. Perfetto, ragazzi, ce ne possiamo andare. Yes. Aspetti families, ragazzi. Ok, perfetto, ragazzi, eccoci qua. Madonna. Oh, madonna, quanto è veloce. E se le portiamo tutte a casa. No, guardate che può fare. Accendi anche i fari.
mamma mia, ragazzi. Qua seriamente si muore. Noi ci abbiamo a Grob, dai, ragazzi. Questa va attirata un attimo. Questa va attirata un attimo. Mamma mia, ragazzi, fermiamoci. Fermiamoci che quasi muore veramente. Comunque, fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi, se vi è piaciuta questa genialata. Con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo video. Bella.